quella che ti sto per raccontare non è una favola inventata su due piedi, ma è la realtà quotidiana che tutto il popolo vive, ed è la causa per la quale dico che non potrai mai diventare milionario. Mai, fin quando gente come te vede questo video e non fa nulla per renderlo pubblico alla gente. Se sei interessato a continuare a fare lo schiavo, non ascoltare questa storia. Per generazioni, la gente aveva usato il sistema del baratto. Tuttavia, si creò un problema specifico: due coltelli valevano di più o di meno di un pezzo di pane, una mucca valeva di più o di meno di un carro. Ma apparve una figura dal nulla, la banca, e questa disse ai cittadini: risolverò i vostri problemi di scambio con la moneta. Creerò della moneta in oro, e la chiameremo dollaro, e solamente le monete approvate dal governo avranno corso legale. A questo punto della storia, ogni cittadino fece la sua richiesta di moneta per i suoi bisogni quotidiani, e la banca disse: vi darò tutta la moneta che vi serve, a patto che me la restituiate con un 5% in più di interessi. Quel 5% è il mio compenso per avervi prestato i soldi. Ad esempio, se vi presto 100 dollari, me ne dovrete restituire 105. La gente scoprì che era molto comoda questa moneta, e ben presto ogni prodotto ebbe un suo valore tradotto in dollari. Il prezzo di ogni prodotto dipendeva soprattutto dalla quantità di lavoro necessaria per produrre quel prodotto. Ma una cosa il popolo non aveva capito, e la banca sapeva benissimo, che era impossibile pagare tutti gli interessi che spettavano alla banca, perché quella moneta in più che chiedeva la banca non esisteva. Ecco che un giorno qualcuno si accorse di questa stranezza e andò dalla banca a chiedere spiegazioni. L'interesse che voi chiedete è sbagliato, perché per ogni 100 dollari che prestate ne rivolete indietro 105, ma i 5 dollari in più non esistono, e quindi non potremo mai pagarveli. Invece, dovreste mettere 105 dollari totali, 100 che io vi chiedo e 5 per voi. Ma la banca disse di non preoccuparsi, perché l'economia è una materia complicata e solo lei la può comprendere. Con questo sistema degli interessi, la banca ebbe enormi guadagni che salivano sempre di più, ma cominciò a pensare anche a come proteggere il suo guadagno. E per fare questo, pensò di doversi preoccupare di tenere il popolo impegnato da altri problemi. Quindi cosa fece? Comprò molti mezzi di comunicazione come i giornali e le televisioni, e selezionò le persone che ci dovevano lavorare. Questi mezzi di comunicazione vennero divisi in tante parti quanti erano gli orientamenti politici. C'erano televisioni e giornali di destra, così come di sinistra, e ancora di centro, e quant'altro. In questo modo, la gente venne fatta schierare da una parte e dall'altra, in modo tale che non potesse guardare in faccia il vero problema: le banche. Fatto ciò, le banche si unirono tra loro e crearono una banca centrale, che, sebbene avesse una denominazione nazionale e avesse le sembianze di una istituzione del governo, era di fatto una banca privata, con investitori privati. In Italia si chiama Banca Italia, ed è un insieme di banche private che fanno l'interesse dei loro privati investitori e non del popolo italiano. E gli esperti di questa banca centrale andarono a ricoprire cariche pubbliche strategiche dello Stato. Con questa mossa, la banca poté corrompere i politici in carica, sia di destra che di sinistra, affinché mantenessero la situazione in questo modo, e cioè dando il potere di creare moneta dal nulla a delle banche private e non al popolo. In questo modo, il popolo rimase schiavo di un debito pubblico
che mai riuscì a ripagare, e dovendo quindi lavorare tutta la vita, per pagare degli interessi di moneta, che non esiste, alle banche. Questa che ti ho raccontato, caro lettore, non è una favola, ma è ciò che succede davvero ogni giorno in Italia, senza che nessuno se ne accorga, e quei pochi, che lo sanno, politici, giornalisti, imprenditori, non dicono nulla a riguardo, perché messi a tacere dalle banche stesse a suon di milioni. Questo sistema si chiama signoraggio. Informati su internet cosa voglia dire, se ancora non l'hai capito.